Il tema degli NPL va declinato in un nuovo contesto legato al calendar provisioning e agli impatti della pandemia. Ne parliamo oggi con Angelo Piazza, amministratore delegato e direttore generale di MB Credit Solutions, la società di credit management del gruppo Mediobanca. Angelo, qual è la situazione corrente sul mercato e per quale motivo il profilo dei crediti deteriorati appare complessivamente sotto controllo? Sì, Francesca, diciamo è un mercato questo in stabilità e in leggera riduzione rispetto al passato. Ovviamente siamo in una situazione, parliamo di NPL, di crediti deteriorati in generale, siamo in una situazione, diciamo, certamente molto differente rispetto al 2014-2015, quando abbiamo raggiunto i 340 miliardi di euro di crediti deteriorati che si sono, diciamo, diluiti nel tempo fino ad arrivare ai 139 del 2019, per cui siamo oggi in una condizione di stabilità tendente un po' al ribasso. Sì, si prevedono nei prossimi 2 anni, il 21 e il 22, si prevedono, diciamo, un maggior rimbalzo di una ottantina di miliardi. Questo da recenti studi, appunto, si prevedono questi incrementi che sono determinati essenzialmente da quelli che sono ovviamente i contraccolpi che probabilmente avremo a seguito, diciamo, della fine della pandemia, ma in generale, in particolar modo con lo sblocco dei licenziamenti, con, diciamo, la fine di tutti i sussidi e supporti che sono stati dati in questo periodo alle imprese e alle famiglie. E questo, devo dire, la qualità di questi crediti in questo momento risulta estremamente positiva, estremamente buona, perché chiaramente in questi 2 anni si è assistita a un incremento del risparmio e ovviamente a una riduzione delle spese in generale, quindi i consumi si sono ridotti notevolmente, questo determinando chiaramente un aumento del risparmio e che è stato in qualche modo orientato e distribuito nell'ambito appunto del sistema debitorio. Per questo direi che quest'anno, nel 2020, le banche e le società finanziarie hanno raggiunto i minimi storici in termini di costo del rischio. E questo lo vediamo anche sui nostri portafogli. Noi nel 2020 abbiamo raggiunto e ancora oggi continuiamo ad avere delle grandissime performance in termini di incassi che superano le nostre attese. Quindi le stime fatte anche nell'acquisto dei portafogli, perché come tu sai, MB Credit Solutions non è soltanto, diciamo, impegnata nel mondo della gestione del credito in sofferenza, ma essenzialmente parte, diciamo, il nostro core business parte dall'investimento e dall'acquisizione di portafogli. Sui portafogli proprietari, quindi così come quelli gestiti per conto terzi, stiamo assistendo davvero a un incremento degli incassi in maniera importante rispetto a quelle che erano le attese. Quindi da una parte, in termini, diciamo, estremamente sintetici, da una parte una riduzione dei flussi determinata da una maggiore qualità del credito, ma anche da una riduzione dei flussi, chiaramente legata alla contrazione delle spese, e dall'altra una migliore qualità determinata chiaramente, come dicevo, dall'impatto sia delle moratorie da una parte che dell'aumento del risparmio dall'altra. Sì, quella che tu ci hai appena descritto effettivamente è una situazione che appare sotto controllo e trova conferma anche dai numeri contenuti negli osservatori NPL di CRIF, dove appunto si evidenzia una forte contrazione del tasso di default sia per le imprese che si attesta sotto soglia del 3%, sia per le persone fisiche, anch'esse anche in questo caso tassi di default in contrazione intorno all'1,5%. Ma ecco, a medio lungo termine, che cosa dobbiamo aspettarci? Tu già prima dicevi mano a mano gli interventi stanziati pubblici verranno meno, ci sono comunque dei settori ancora in forte difficoltà. Ecco, che cosa dobbiamo attenderci a medio-lungo termine? È un po' la quiete prima della tempesta? Ma ora, tempesta io non la definirei, sinceramente, perché questi 2 anni comunque ci hanno permesso anche di migliorare i processi di gestione, di efficientare le macchine di gestione, per cui
gli operatori in termini proprio del nostro mercato si sono attrezzati per gestire anche in maniera più automatizzata, con sistemi anche di valutazione, sistemi di score, di prioritizzazione di gestione del credito, eccetera. Per cui diciamo il mercato è capace di assorbire eventuali shock che secondo me ci saranno. Lo dicevo poc'anzi che il recente osservatorio peraltro di Banca IFIS prevede un incremento di 80 miliardi nei prossimi 2 anni, quindi c'è questo leggero rimbalzo, ma non la definirei una tempesta. Sarà chiaro ed evidente lavorare con cautela. Ora parlo essenzialmente come investitore, perché i modelli di valutazione del credito si basano su una visione storica delle performance. Ecco, guardare le performance di recovery rates degli ultimi 2 anni possono determinare una cattiva interpretazione del dato, comunque una valutazione del dato specifica in un biennio dove, a nostro parere, i tassi di recovery rate sono sicuramente migliorati per effetto di minori flussi in gestione, quindi una maggiore produttività delle squadre di gestione del recupero hanno determinato un aumento delle performance che non possono, a mio modo di vedere, essere inglobate all'interno dei modelli di valutazione del credito. Quindi cosa mi aspetto nel prossimo futuro a medio lungo termine? Sicuramente un deterioramento dei recovery rates, quindi un deterioramento delle performance degli ultimi 2 anni per effetto del fatto, al di là della cessazione di tutti quegli strumenti di supporto che il governo ha messo a disposizione, ma anche per effetto del fatto che questo maggior flusso determinerà una maggiore necessità di effort per la gestione, che riporterà, a mio avviso, gli standard di efficacia a livelli pre-Covid. Angelo, ti ringrazio davvero molto per il confronto e gli spunti interessanti. Ci vediamo alla prossima occasione. Grazie mille, grazie a voi dell'invito.